proviamo a declinare insieme il comparativo dell'aggettivo audax, genitivo audaci, aggettivo della seconda classe ad una unica uscita, audax per maschile, femminile e neutro. Prendiamo audax, dal genitivo, dalla forma al genitivo stacchiamo la desinenza is e otteniamo il tema audac. A questo tema aggiungiamo il suffisso ior per il comparativo maschile e femminile, il suffisso ius per il comparativo nella forma neutra. Otteniamo quindi audacior più audace per maschile e femminile, audacius più audace per il neutro. Il genitivo sarà audacioris. Ecco lo schema della declinazione della forma al comparativo dell'aggettivo audax, genitivo audacis, audacior, audacius. Il nominativo è audacior per il maschile e femminile, più audace, neutro, audacius, più audace, neutro. Genitivo audacioris, del più audace, audacioris, del più audace. Forma identica per maschile e femminile, neutro. Audaciori, audaciori è il dativo per i tre generi, al più audace, l'accusativo audaciorem, il più audace, la più audace, e audacius, neutro, il più audace riferito a un nome neutro. Il vocativo è uguale al nominativo. L'ablativo è ine, audaciore, audaciore, con il più audace, con la più audace, a causa, eccetera, eccetera. Complementi indiretti. Esaminiamo il plurale. Audaciores, i più audaci, le più audaci, audaciora, le cose più audaci di qualcos'altro. Audaciorum, audaciorum, la forma al genitivo è uguale per maschile e femminile neutro, dei più audaci o i... sì. Audacioribus, audacioribus, ai più audaci, alle più audaci, alle cose più audaci, forma identica per i tre generi. Audaciores, i più audaci, le più audaci, complemento oggetto. Audaciora, le cose più audaci, complemento oggetto. Il vocativo è identico al nominativo. Audacioribus, audacioribus è la forma dell'ablativo plurale per i tre generi, con i più audaci, con le più audaci, con le cose più audaci, eccetera. Notiamo che, come i nomi della terza declinazione in consonante, l'aggettivo al grado comparativo presenta nella declinazione l'ablativo singolare in e, il genitivo plurale in um, e i casi diretti del neutro, nominativo, accusativo e vocativo, in A.